dice sempre che la seconda partita da titolare, quando si rientra dall'infortunio, sia la più difficile, no? È sembrato un po' così, soprattutto nel secondo tempo, non riuscissi a fare quello che volevi. Sì, sicuro che a parte mia non era una partita di qualità, no? Come posso fare, ma fisicamente mi sento bene, il mister mi ha gestito perfetto, mi ha dato 3 partite dove sono entrato piano piano, con i doppi allenamenti, ora fisicamente sono dove ero anche prima, no? Come prestazione della squadra invece, diciamo che vi aspettavate un po' questa forza, questa volontà del Latina che insomma si sta giocando la permanenza nella categoria, però forse pensate di poter andare meglio? Sì, sicuro che si può dare meglio, sempre si può dare meglio, specialmente in questa ultima giornata, ma come dico, anche la qualità di una squadra dove non si gioca bene, si prende un punto fuori casa, è significativa, no? Intanto non era una presentazione nostra grande, ma comunque un punto qui, dove ci sono ultime 3 partite, 2 a casa, tutto dipende da noi. Come dire, sei sempre più al centro di voci, di interessi, sei uno di quei giocatori insomma, che ha avuto un progresso molto grande rispetto alle stagioni. L'infortunio un po' ti fa rimpiangere il fatto che forse pensavi di poter giocare bene o sotto l'europeo o per poter rientrare magari in qualche stagio, visto che se ne fanno tanti prima. Purtroppo gli infortuni sono i parti di nostro lavoro, no? Io sempre dico, se siedi a casa fermo non ti succede niente sicuro, così se fai 30-35 partite all'anno sicuro che qualcosa succederà. Io ti posso garantire che tutti dal numero 1 a 30 siamo professionisti, siamo a casa, mangiamo bene, tutto, ma Serie B è difficilissima, sono tante partite. Ora per esempio abbiamo giocato 4 partite in 2 settimane e sicuro che anche questo si è sentito un po'. A volte mi ha dato l'impressione di aver visto uno Spezia, soprattutto in trasferta, penso per esempio a Cagliari, che ovviamente conosce, però l'hai vista comunque, che ha fatto la stessa partita che l'Avellino ha fatto qua, diciamo, nella finale playoff. Insomma, senti anche maturato da quel punto di vista, senti un po' più... Bravo, siamo più esperti e ora posso dire che anche possiamo giocare sul risultato, no? Perché quando facciamo un gol ci capiamo che si deve fare anche un secondo, ma prima di tutto che non si può prendere un gol, no? E così difendiamo tutti, facciamo tanto sacrificio. Anche il mister vuole questo da noi. C'è qualche avversario in questo campionato che ti ha colpito? Insomma, di solito i tuoi dribbling ne sono pochi, però magari insomma, avete incontrato tante squadre di livello. Sì, come ti ho detto, in Serie B è difficilissima, ci sono tanti buoni giocatori, chi hanno giocato in Serie A, sempre si girano i giocatori in Serie A di Serie B, ma per me è difficile giocare perché sempre mi marcano 2-3, no? E mi piace quando si gira la palla veloce, quando resto 1-1, dopo posso fare qualcosa significativo per la squadra, no? Ma io non lo so che posso dire. Posso dire che il più difficile della partita è sull'allenamento, dove i nostri terzini sono bravissimi e soprattutto voglio dire che nell'allenamento mi danno più fatica. Sei un diplomatico, ti faranno ambasciatore provare. Mario, una domanda che ti volevo fare. Il fatto che appunto siate migliorati dal punto di vista anche della gestione delle partite, però non vi esimerà dal provare a vincere queste prossime 3, anche perché dovrete cercare insomma di guadagnarvi una posizione migliore, se è possibile, nell'ambito dei playoff. Certo, sempre l'obiettivo è sempre vincere della partita. Mister ci dice sempre primo è obiettivo di vincere. Ora siamo dentro, è importante che siamo dentro playoff, ma come ho detto, tutto dipende da noi. Abbiamo fatto tanta fatica a arrivarci qui. Di giro di andata eravamo, lo sapete dove. Ora non vogliamo perdere quella opportunità.
no? Siamo più esperti, come ho detto prima, l'anno scorso abbiamo giocato playoff, così quest'anno speriamo andarci alla grande, ma come ho detto, con un grande sacrificio, con umiltà, come sempre, dopo partita a partita. Andiamo ora contro la Brescia, darci tutto, lottare per la maglia e dopo normale che vogliamo fare 3 punti. Ecco, il modo di giocare, no? di Carlo è un po' diverso rispetto a quello che vi chiedeva Bielsa, qui vi chiede molto più di verticalizzare. Ecco, vi sta ancora probabilmente tartassando negli allenamenti, chiedendo quei movimenti in profondità che qualche volta fate, qualche volta non riuscite a fare. Io ti posso dire che ora siamo abituati, è proprio naturalmente questi movimenti, tutto che lui chiede, perché è già qui 6 mesi quasi, no? E intanto già sappiamo che vuole da noi e tutti fanno così, perché vuole un gioco veloce, sempre in movimento, profondità, palle avanti, così sappiamo tutti e si vede che funziona, no? Ma pensi che sia secondo anno? Bravo, spero. Quest'anno spero che andiamo su. Io darò tutto come tutti i miei compagni per arrivarci su. Dopo vediamo. Che differenza vedi tra lo Spezia dell'anno scorso e quello di quest'anno, oltre all'esperienza in più? Sì, quelli, io penso che quelli giocatori di esperienza danno quello salto di qualità, che è anche un po' di cadre, che è più grande, né? Ci sono i più giocatori che anche nostra banchina, ma anche chi sono in tribuna sono un giocatore di qualità e non possiamo dimenticare questo. Così sempre il tuo compagno ti spinge che fai meglio e meglio, e così penso che è fatto questa la differenza di questo anno. Ma ancora ho detto, niente non è finito, dobbiamo fare vedere sul campo.